In questo tutorial ti fornirò le informazioni utili per risolvere l'errore credenziali sospese o revocate in fase di accesso con SPID ai portali della pubblica amministrazione. L'errore si verifica in caso di identità sospesa o in caso di livello 2 non attivo, oppure in caso di documento di riconoscimento scaduto. Vediamo insieme come risolvere. Collegati alla pagina selfcarespeed.aruba.it con nome utente, password e codice OTP generato tramite dispositivo associato al tuo SPID, app Aruba OTP o OTP Display. In caso di livello 2 non attivo, il sistema non chiederà di inserire l'OTP. Verifica che l'identità sia attiva. Se l'identità è sospesa, premi Riattiva identità. Scegli dove ricevere il codice OTP, tramite email o tramite SMS, e clicca su Invia codice. Inserisci il codice ricevuto e premi su Riattiva. A seguire, entra nel menu Livelli accesso e accertati che il livello SPID 2 sia in stato attiva e correttamente configurato. Se non lo è, consulta il tutorial dedicato. Dopo aver verificato che l'identità e il livello 2 siano attivi, se continui a non accedere, verifica che il documento di riconoscimento non sia scaduto. Entra nel menu Dati personali, seleziona la scheda Documento e assicurati che i dati siano aggiornati e corretti. In caso contrario, modifica e salva.